Nelle scorse settimane, in un'intervista al nostro giornale, il ministro Gualtieri aveva prima parlato di un pacchetto di misure di aiuti alle imprese e alle partite IVA di 3 miliardi e 600 milioni, poi sono diventati 7 miliardi e 500 milioni. Oggi sui giornali raccontiamo, domani dovrebbe esserci il Consiglio dei Ministri, di una possibilità di arrivare ad un pacchetto di aiuti per fronteggiare l'immediato, appunto, quindi le esigenze del sistema produttivo ed economico, da fino a 10 miliardi, quindi la possibilità di arrivare in deficit fino al limite del tetto del rapporto deficit-PIL al 3%. È corretto? È questo l'ordine di grandezza al quale stiamo pensando? Beh, l'ordine di grandezza è quello, come sapete, per in questo momento fare delle misure di deficit maggiore rispetto a quanto previsto nel documento economia e finanza, bisogna passare alle Camere e avere una maggioranza qualificata. È chiaro che cercheremo di farlo meno volte possibile, per cui è corretto anche il ragionamento che faceva il Presidente del Consiglio ieri in conferenza stampa. Probabilmente ci lasceremo un po' di margine in questo primo provvedimento, cioè che daremo un deficit leggermente più alto in modo da avere più possibilità di interventi. Non è detto che utilizziamo tutto il gettito tutto subito nel primo decreto. Però l'ordine di grandezza è 10 miliardi, intorno ai 10 miliardi, si può dire questo? Guardi, si può dire che probabilmente il limite che avevamo messo a 7 miliardi e mezzo sarà superato. È un limite che superiamo. Lunedì abbiamo previsto già delle misure straordinarie per il sistema sanitario, per potenziare il personale, per aumentare la dotazione strumentale di attrezzatura per l'ausilio respiratorio, che sono fondamentali in questo momento. Quindi questo è uno dei filoni di intervento. L'altro è certamente il potenziamento degli strumenti di cassa integrazione, allargandolo a tutte le categorie, in modo che nessuno debba perdere il posto di lavoro o restare senza uno stipendio in questo momento per le difficoltà indotte dal coronavirus. Sì. L'altro canale è quello della liquidità, cioè noi dobbiamo garantire alle nostre aziende, alle nostre imprese, ai nostri imprenditori, agli artigiani, alle partite IVA di avere la liquidità per affrontare questo momento, e lo si fa con due misure sostanzialmente: la sospensione di pagamenti, quindi mutui, bollette, tributi e quant'altro. Quindi su tutto il territorio nazionale adesso? Dobbiamo ragionare su tutto il territorio nazionale, perché certo, tutto il territorio nazionale è nelle stesse condizioni. Quindi, certo. Quindi già dalla scadenza del prossimo 16 è tutto sospeso, si può dire questo? Stiamo lavorando esattamente in questa direzione. Ok, benissimo. Questo è importante. E ovviamente poi l'accesso al credito immediato, perché anche assieme ovviamente a Cassa Depositi e Prestiti, a Banca Italia, ad ABI, stiamo ragionando. Questo viene confermato attraverso l'estensione delle garanzie per il fondo liquidità PMI? Assolutamente. E lei immagina che per esempio l'Europa, tutta l'Europa, perché dicevamo prima il virus non conosce confini oltre a tutto il resto, quindi prima o poi toccherà anche agli altri, dovrà farsene carico mettendo in discussione alcuni pilastri della costruzione dell'edificio comunitario di questi anni: patto di stabilità, fiscal compact. Lei se lo aspetta? Noi lo chiederemo. Qual è la nostra linea? Beh, me lo aspetto, lo chiederemo. Il dibattito mi sembra stia evidentemente andando in quella direzione, ma lo ritengo un elemento necessario per non far morire le persone poi di fame, perché noi ci troveremo di fronte ad economie fortemente incise da quello che sta succedendo, per cui non credo che si potrà discutere sul se, potremo discutere del come. Ma è evidente che certi paradigmi dovranno essere messi in discussione, ma sono già messi in discussione.